Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo tutorial sulle tecniche di base della maglia. Oggi, nel video di oggi, vedremo i metodi per chiudere i nostri lavori. Allora, i metodi sono praticamente tutti simili tra di loro. Si lavorano indifferentemente a diritto e a rovescio, sul lato diritto e sul lato rovescio del lavoro. Nel caso della chiusura semplice, che può essere a diritto o a rovescio, in genere però si lavora la chiusura a diritto sul diritto e la chiusura a rovescio sul rovescio, ma potete anche invertirle se volete che l'orlo della chiusura risulti su un lato piuttosto che un altro. Allora, vediamo subito. Io ho montato poche maglie. Vediamo come fare la chiusura a diritto. La sto facendo sul diritto del lavoro. Per chiudere a diritto si lavora una prima maglia, si lavora la seconda maglia e si accavalla sopra la seconda maglia la prima. E di nuovo abbiamo una maglia qui, ne lavoriamo un'altra dal ferro di sinistra e le accavalliamo sopra quella del ferro di destra. La prima, quella che avevamo ottenuto prima. Adesso abbiamo ancora questa maglia, ne lavoriamo un'altra e la seconda maglia del ferro di destra, che poi è la prima che abbiamo lavorato, la cavaliamo sopra e proseguiamo così sino alla fine del ferro. Ve lo faccio vedere più da vicino. Abbiamo una maglia sul ferro di sinistra, lavoriamo una maglia dal ferro di destra e la maglia che avevamo sul ferro di sinistra la accavalliamo su quella che abbiamo appena ottenuto, sempre lavorando a diritto. Questa è la chiusura semplice a diritto. Lo vediamo ancora. Abbiamo una maglia sul ferro di destra. Lavoriamo dal ferro di sinistra un'altra maglia e sulla maglia appena lavorata accavalliamo quella che avevamo prima sul ferro di destra. Vediamolo ancora due volte. Ora, arrivati all'ultima maglia, lavoriamo la maglia del ferro di sinistra, le accavalliamo sopra la maglia del ferro di destra, tagliamo il filo e lo trasciniamo via col ferro. E abbiamo chiuso il nostro lavoro a diritto. Vedete che l'orlo rimane sul diritto del lavoro. Se avessimo voluto che l'orlo non si vedesse, avremmo chiuso tutto a rovescio e si sarebbe ribaltato sull'altro lato. Adesso vediamo come chiudere a rovescio. Il metodo è praticamente più o meno lo stesso, però si lavora a rovescio. Quindi lavoriamo una maglia a rovescio dal ferro di sinistra. E ce la ritroviamo sul ferro di destra. Dal ferro di sinistra ne lavoriamo un'altra e le accavalliamo sopra quella che abbiamo lavorato in precedenza. Ora abbiamo una maglia sul ferro di destra, ne lavoriamo una dal ferro di sinistra e le accavalliamo sopra quella lavorata in precedenza, lavorando sempre a rovescio. Quindi un rovescio dal ferro di sinistra e accavalliamo sopra la maglia lavorata in precedenza. Questa è diventata la nuova maglia. Ne lavoriamo un'altra a rovescio dal ferro di sinistra e la accavalliamo sopra quella lavorata in precedenza e continuiamo così sino alla fine. Ve lo faccio vedere un po' più da vicino, se ci riesco. Abbiamo
abbiamo una maglia sul ferro di destra, lavoriamo a rovescio una maglia dal ferro di sinistra e le accavalliamo sopra la maglia precedentemente lavorata. Di nuovo maglia sul ferro di sinistra, di destra, lavoriamo una maglia a rovescio una maglia dal ferro di sinistra e le accavalliamo sopra la maglia che avevamo da sola precedentemente sul ferro di destra. Lo vediamo per le ultime due volte. Ecco qui, siamo arrivati all'ultima maglia, la lavoriamo a rovescio, le accavalliamo sopra quella precedentemente lavorata, poi tagliamo il filo. Scusate, ho preso un paio di forbici da carta, non da... da cosa. Ecco qua, adesso perché ci ritroviamo l'orlo sul diritto del lavoro? Perché l'abbiamo lavorato a rovescio. Quando lo si lavora a rovescio, l'orlo va a finire sul lato opposto. Quindi, in questo caso, anziché essere finito sul lato rovescio, è finito nuovamente sul lato a diritto. Tenete presente sempre questo. Quindi, se volete chiudere sul lato diritto e volete che si veda l'orlo, chiudete a diritto. Se volete che non si veda l'orlo, chiudete lavorando a rovescio. Viceversa, se non volete che si noti sul ferro a rovescio, chiudete a rovescio. Oppure se volete che si noti sul ferro a rovescio, sul lato a rovescio, e state lavorando qui, sul lato a rovescio, chiudete lavorando a diritto. C'è un terzo tipo di chiusura che a me piace tantissimo. Ed è una chiusura che ha una lavorazione più o meno simile. È una chiusura con... è la chiusura con due maglie congiunte, si chiama così. Poi, in realtà, sono due maglie lavorate insieme. Comunque, la vediamo subito. Lavoriamo una prima maglia a diritto. Siamo sul diritto del lavoro. Questo si fa esclusivamente a diritto. Siamo sul diritto del lavoro, lavoriamo una maglia a diritto. Una seconda maglia la lavoriamo a diritto, riportiamo entrambe le maglie sul ferro di sinistra, di sinistra, e le lavoriamo insieme a diritto, ottenendo una nuova maglia. Lavoriamo nuovamente una maglia dal ferro di sinistra, portiamo entrambe le maglie che abbiamo sul ferro di destra sul ferro di sinistra e le lavoriamo insieme a diritto. Nuovamente abbiamo una maglia sul ferro di sinistra, di destra, lavoriamo una maglia dal ferro di sinistra, le riportiamo entrambe sul ferro di destra, di sinistra, scusatemi, e le lavoriamo insieme a diritto. Ora, ancora, dal ferro di sinistra lavoriamo una maglia, così ce ne ritroviamo due sul ferro di destra, le riportiamo sul ferro di sinistra e le lavoriamo a diritto, insieme. E abbiamo ottenuto una nuova maglia, ne lavoriamo un'altra dal ferro di sinistra, le riportiamo entrambe sul ferro di sinistra e le lavoriamo insieme a diritto. E proseguiamo così sino alla fine. Ve la faccio vedere più da vicino. Lavoriamo dal ferro di sinistra una maglia e le due maglie che ora ci ritroviamo sul ferro di destra le riportiamo sul ferro di sinistra e le lavoriamo insieme a diritto. E questa è la chiusura a maglie congiunte, chiamata anche chiusura doppia. Lavoriamo anche l'ultima maglia in quel modo. Poi, come negli altri casi, tagliamo il filo.
e chiudiamo del tutto il lavoro. Poi la codina la nascondiamo come vogliamo e vedete che abbiamo ottenuto un orlo che ha un leggero traforo al di sotto ed è piuttosto robusto al lato superiore. Forma quasi un cordoncino. È un genere di chiusura molto elegante, molto elastica. E non si usa tantissimo, però è utile nel caso dobbiate chiudere un colletto e lo volete lasciare semplice, ma non troppo, non piatto completamente, per non lasciargli quella sensazione di sciattezza. Così almeno abbiamo un cordoncino che rifila tutto il collo. Ora, queste sono le chiusure che si lavorano semplicemente a diritto o a rovescio. Può capitarvi di dover chiudere un lavoro a coste. Come chiudere il lavoro a coste? Il lavoro a coste lo chiudete lavorando le maglie così come si presentano. Quindi, sulle maglie a diritto, che in questo caso sono tre, lavorate la prima a diritto, ne lavorate un'altra a diritto, le accavallate sopra la precedente, come abbiamo visto fare prima, e nuovamente ne lavorate un'altra a diritto, le accavallate sopra la precedente. Poi portate il filo davanti, perché vedete che state per chiudere quella a rovescio, e le chiudete lavorando a rovescio. Ne lavorate una e le accavallate sopra la precedente. Ne lavorate un'altra e le accavallate sopra la precedente. Scusate, ho sbattuto il ferro sul ventilatore. Ce l'ho vicinissimo ma spento. Ne lavorate un'altra a rovescio e le accavallate sopra la precedente. Ora ci ritroviamo a dover chiudere altre maglie a diritto, quindi portiamo il filo dietro, lavoriamo la prima e le accavalliamo sopra la maglia che avevamo già sul ferro di destra, lavoriamo la seconda e le accavalliamo sopra la maglia del ferro di destra, lavoriamo la terza e le accavalliamo sopra la maglia del ferro di destra. Perché si fa questo? Perché se facessimo una chiusura uniforme, tutta a diritto, la chiusura sarebbe più rigida, non seguirebbe l'arricciamento delle coste e quindi vi ritrovereste un lavoro aperto sopra e chiuso al di sotto. Invece così diventa, si chiude in modo unico. Adesso lo proseguiamo sino alla fine, tanto non sono tantissime le maglie. Filo davanti per chiudere le maglie a rovescio. Poi vedremo un'ultima tecnica usata molto raramente. Filo dietro e chiudiamo le tre maglie a diritto, una accavallandole sopra la precedente, due e le accavallo sopra la precedente, tre e le accavallo sopra la precedente. Filo davanti e chiudo quella a rovescio. Ops, ok. Scusate, io lo sposto il ventilatore anche solo di 5 cm, ma intanto giusto da non grattarci sopra col ferro. Ora filo dietro e chiudo le maglie a diritto. Filo davanti e chiudo le maglie a rovescio. E di nuovo sono sulle maglie a diritto, quindi porto il filo dietro e le chiudo. Così come abbiamo visto fare nei metodi nel primo e nel secondo metodo. Quindi lavoro una maglia e le accavallo sopra quella lavorata in precedenza. Ora taglio il filo,
tiro via il codino che poi deciderò come chiudere, e vedete che la chiusura segue perfettamente la costa. Invece, lavorando tutto a diritto o tutto a rovescio, si sarebbe allargata e avreste ottenuto un effetto del genere. Vediamo un quinto tipo di chiusura, del quale vi ho già fatto un campione perché mi sembra che descriverlo sarebbe più complicato che altro. Allora, è una chiusura con aumenti e si usa per ottenere un orlo arricciato con degli archetti. Non è niente di particolarmente complicato, però è una chiusura che si usa poco. In genere, magari se dovete chiudere una maglia o un centrino o qualcosa che comunque richieda un orlo leggermente arricciato, molto floreale, molto... a me viene in mente il termine afrufru, perché sa di cosa un po' frivola, però è comunque una chiusura bellina da prendere in considerazione. Gli aumenti possono essere da 3, da 5, da 7, poi comincia a diventare troppo a largo e diventano quasi frange più che archetti. Ve la faccio vedere meglio da vicino e vi faccio vedere come si lavora. Ho montato pochissime maglie perché sennò diventa troppo lungo. Allora, lavoriamo la prima maglia a diritto, indifferentemente se siamo sul lato a diritto o sul lato rovescio del lavoro. La riportiamo sul ferro di destra, di sinistra, e la lavoriamo nuovamente. E siamo a 2 aumenti. Ne facciamo 3. La riportiamo sul ferro di sinistra e la lavoriamo nuovamente. Ora la lasciamo sul ferro di destra. Lavoriamo una nuova maglia dal ferro di sinistra e le accavalliamo sopra quella su cui abbiamo fatto gli aumenti. Di nuovo, la maglia ottenuta la riportiamo sul ferro di sinistra e facciamo nuovamente i 3 aumenti. Quindi la lavoriamo una prima volta, la riportiamo sul ferro di sinistra e la lavoriamo una seconda volta, la riportiamo sul ferro di sinistra e la lavoriamo una terza volta. Poi lavoriamo nuovamente un'altra maglia dal ferro di sinistra, e quindi ne abbiamo 2 sul ferro di destra, e accavalliamo sopra quella su cui abbiamo fatto gli aumenti, la accavalliamo sopra quella appena ottenuta e riniziamo a fare gli aumenti sulla nuova maglia. Quindi la portiamo sul ferro di sinistra e facciamo il primo aumento lavorandola una prima volta, nuovamente sul ferro di sinistra e la lavoriamo per la seconda volta, nuovamente sul ferro di sinistra e la lavoriamo per la terza volta. Poi andiamo a lavorare una nuova maglia dal ferro di sinistra e la cavalliamo sopra la maglia su cui abbiamo fatto gli aumenti. La nuova maglia ottenuta la portiamo sul ferro di sinistra e la rilavoriamo per 3 volte. Quindi una prima volta, una seconda volta, una terza volta. E lavoriamo poi una nuova maglia dal ferro di sinistra e la cavalliamo sopra quella su cui abbiamo fatto gli aumenti, quindi quella che ci troviamo come maglia precedente. E ora la riportiamo sul ferro di sinistra e nuovamente la aumentiamo per 3 volte. 1, ferro di sinistra e la aumentiamo la seconda volta, ferro di sinistra e la aumentiamo la terza volta. Poi lavoriamo una nuova maglia dal ferro di sinistra e la cavalliamo sopra la maglia su cui abbiamo fatto gli aumenti. La nuova maglia nuovamente la riportiamo sul ferro di sinistra e una volta e 2 volte e 3 volte. E lavoriamo una nuova maglia. La cavalliamo sopra quella aumentata e la nuova maglia la riportiamo ancora sul ferro di sinistra e la lavoriamo una volta, poi la lavoriamo 2 volte, poi la lavoriamo per la terza volta, poi come vi ho detto potete decidere se lavorarla 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7 volte, quante volte preferite voi. Lavoriamo una nuova maglia dal ferro di sinistra e la cavalliamo sopra quella aumentata,
Ne mancano solo due, tranquilli. Questo lo faccio in silenzio. Per l'ultima volta aumentiamo una maglia per 3 volte. Lavoriamo l'ultima maglia rimasta e la cavalliamo sopra quella su cui abbiamo fatto gli aumenti. Ora, per chiudere, io consiglio di prendere, di riafferrare la maglia dal bordo, lavorarla nuovamente, accavallare, poi tagliare il filo e tirare via il codino. E abbiamo ottenuto così questo nostro orlino con gli archetti, molto arricciato, poi di solito meriterebbe una stiratura, a meno che non vi piaccia questo effetto sfrangiato in questo modo. E i metodi di chiusura che mi sentivo di presentare erano tutti qui. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo nuovo video tutorial, in teoria sarebbe il penultimo perché sarà seguito solamente dal video sulle cuciture, ma poi ne vorrei realizzare uno sull'i-cord, quindi in tutto saranno 12 o 13 video tutorial sulle basi della maglia. Ringrazio tutti quanti, sia chi è capitato qui per la prima volta e si sta iscrivendo al canale cliccando sull'icona per le notifiche per restare sempre aggiornato. Ringrazio chi mi segue già da tempo. E auguro a tutti una splendida serata e tante buone cose. Ciao miei cari, ciao!